Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla 24esima settimana del tempo ordinario. Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù nei territori pagani della Decapoli, dopo che era stato a Tiro e a Sidone, e lo abbiamo lasciato in territori che per gli ebrei erano impuri, a contatto con uomini e donne che per gli ebrei erano impuri. Eppure Gesù loda la fede della donna cananea, dicendole: «Donna, davvero grande è la tua fede», e compie un segno prodigioso sul sordo muto, ridandogli l'udito e permettendogli di parlare correttamente. Gesù quindi supera tutte le leggi e tutte le regole del puro e dell'impuro, ribadendo ciò che già aveva detto alla gente, agli scribi, ai farisei e ai suoi stessi discepoli, e cioè che non dobbiamo preoccuparci di ciò che entra dentro di noi perché va a finire nella fogna, ma di ciò che esce da noi stessi, dal nostro cuore, perché dal cuore può uscire il bene, ma può uscire anche il male. Dopo questo tempo che aveva passato nel territorio dei pagani, Gesù si rincontra a Cafarnao con i suoi discepoli e propone loro di fare un lungo viaggio, un viaggio di 2 giornate di cammino, verso Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era all'estremo nord di Israele, alle pendici del monte Ermon, da dove nasce il fiume Giordano. Il territorio in cui questa città, Cesarea di Filippo, era collocata, era un territorio incantevole. La vegetazione era bellissima, i frutti del terreno sempre abbondanti e ottimi, le greggi e gli armenti erano numerosissimi e stavano tutti molto bene. C'era acqua a sazietà, c'era erba e frutta a sazietà. Questo luogo non era solo bellissimo dal punto di vista della vegetazione e della fauna, questo luogo era bellissimo anche per abitarci, tanto che tutti i più ricchi del tempo, compresi anche principi e re, facevano lì le loro case. E addirittura Filippo, uno dei 3 figli di Erode il Grande, aveva costruita un'intera città, chiamandola Cesarea, in onore dell'imperatore di Roma, di Filippo, perché tutti ricordassero che l'aveva fatta lui. E nella più bella casa di Cesarea di Filippo, egli stesso abitava insieme con Salomè,
colei che aveva fatto tagliare la testa a Giovanni Battista e che certamente animava le feste e le serate danzanti di quella casa e di quella città. Insomma, Gesù porta i suoi discepoli in un luogo che, modernizzandolo e rimanendo all'Italia, potremmo immaginarlo come Cortina ai monti, come Porto Cervo, Portofino, Capalbio al mare. Insomma, Gesù porta i suoi discepoli in un posto da VIP, in un posto da persone importanti, in un posto da persone umanamente molto riuscite, invidiate e invidiabili da parte di tutti. E in questo contesto pone loro la domanda: chi dice la gente che io sia? Avete davanti a voi il modello di uomo che propone Filippo, avete davanti a voi il modello di uomo che propone questa società, avete davanti a voi quelli che considerate gli uomini e le donne riusciti. Scegliete quelli o scegliete la mia proposta di vita, il modello di uomo che io vi annuncio e che vi testimonio con la mia stessa esistenza. La gente cosa pensa di me? E i suoi discepoli dicono: guarda Gesù, è vero che la gente invidia Filippo, invidia Erode e gli uomini potenti, ma di te ha una considerazione altissima. Non ti pensa come il sommo sacerdote che tutti devono riverire, né come un potente di questa terra che tutti devono temere. Ti pensa come Giovanni Battista, perché come lui tu tieni la tua schiena dritta, non ti pieghi come le canne al vento che le fa piegare una volta di qua e una volta di là. La gente vede che tu dici quello che pensi e soprattutto che vivi quello che dici, che sei coerente con il tuo annuncio di salvezza. E poi sei come Elia, tu credi nell'unico Dio, non pieghi le tue ginocchia davanti agli idoli, ai falsi dei, proprio come fece il profeta Elia. Certo, a volte potrebbe essere semplice piegare le proprie ginocchia davanti a un idolo, ma poi l'idolo ti rende schiavo. Se tu, ad esempio, pieghi le tue ginocchia davanti all'idolo del denaro, il denaro ti chiederà a volte di mentire, a volte di imbrogliare, a volte addirittura di uccidere. Tu invece sei sempre dritto, sei sempre fedele al Dio di Israele. Quindi la gente ha un'ottima stima di te. Ma Gesù non si ferma qui, non si ferma a sapere che la gente pensava bene di lui. Gesù vuole andare più a fondo, Gesù vuole coinvolgere i suoi discepoli e perciò chiede loro: ma voi chi dite che io sia? E qui Pietro risponde immediatamente e a nome di tutti: tu sei il Cristo. La risposta è perfetta, ma forse la velocità con cui Pietro la dà non permette a Pietro di aver capito fino in fondo ciò che stava dicendo. E anche noi, se a questa domanda rispondiamo velocemente come Pietro, potremmo essere superficiali nella nostra risposta. Perciò è molto importante che noi riflettiamo su questo dialogo fra Pietro e Gesù, perché ne va anche della qualità della nostra risposta. Come prima cosa bisogna chiarire: ma chi è il Cristo per Pietro? Quando Pietro dice tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia, tu sei l'atteso da tanti secoli, a cosa sta pensando? Pietro sta certamente pensando al figlio di Davide, a un Messia, a un Cristo che venendo nel mondo avrebbe fatto quello che fece il re Davide, cioè avrebbe sconfitto tutti i nemici del popolo di Israele e avrebbe ripristinato il regno di Israele in tutta la sua potenza e in tutta la sua grandezza. Non è questo quello che Gesù
sta proponendo. Non è questo il Messia che Gesù vuole essere. Perciò dice ai suoi discepoli di tacere. Non sono ancora pronti, non hanno ancora capito. E Gesù, attraverso questo dialogo, vuole far capire ai discepoli, ma vuole far capire anche a noi. Perciò ci dice il Vangelo che incominciò ad insegnare. Era più di un anno e mezzo, quasi due anni, che Gesù già insegnava ai suoi discepoli e ovunque. Eppure l'Evangelista Marco ci dice che incomincia ad insegnare, come se avesse dovuto ricominciare da capo perché i suoi alunni, i suoi discepoli, non avevano compreso nulla del suo insegnamento. E quello che dice lascia di stucco Pietro e gli altri discepoli e gli altri apostoli. Quello che dice sconvolge il modo di pensare e la vita stessa di quei discepoli che avevano lasciato tutto per poterlo seguire. Erano disposti certamente a dare la vita per il Signore, ma come vincitori, non come perdenti. Non volevano seguire quello che Gesù stava dicendo e per questo motivo Pietro prende da parte Gesù e lo rimprovera. Questo termine, rimproverare, era lo stesso termine che nei Vangeli viene usato da parte di Gesù per scacciare i demoni. È come se Pietro in un qualche modo avesse pensato che Gesù fosse indemoniato, che in Gesù fosse penetrato un demonio che lo stava facendo ragionare male. Infatti, la catechesi che Pietro aveva ascoltata nelle sinagoghe, da parte dei rabbini, nella sua famiglia, da parte dei suoi genitori, dei suoi nonni, diceva che in tutta la scrittura, in tutto l'Antico Testamento, si dice che il giusto non viene mai abbandonato da Dio, che anche se coloro che commettono il male sembrano vincere, alla fine perdono sempre, e il giusto, colui che è fedele al Signore, alla fine trionferà, sarà lui il vincitore. Questo è vero. Nella Bibbia queste cose ci sono scritte. Quello che Pietro, così come tutti gli ebrei, non avevano compreso è che le vittorie di Dio non sono le vittorie degli uomini. Quello che intende il Signore dicendo che è dalla parte dei giusti e che essi vinceranno non è ciò che intende l'uomo. La vittoria di Dio è la vittoria dell'amore. La vittoria di Dio è la vittoria del servizio. A questo ci spinge il Signore, questo vuole che Pietro faccia, questo vuole che facciano gli altri discepoli. E per questo motivo Gesù a sua volta rimprovera Pietro. Dice a Pietro: guarda che non sono io l'indemoniato, sei tu. Non ti stai rendendo conto che parli come gli uomini del mondo, che parli come coloro che non conoscono la volontà di Dio, che parli come se io e te non fossimo stati fianco a fianco per circa due anni. Per questo motivo torna dietro di me, torna ad essere alunno, torna a seguire la strada che apro io. Non pretendere di essere tu ad aprire la strada per me e per tutti. Cambia il tuo modo di ragionare. E a questo punto entra in gioco la folla. Ci dice Marco che Gesù si rivolge ai discepoli e a una grande folla. Ma da dove viene questa folla se prima non era mai stata nominata? Se Gesù con i suoi discepoli sono partiti da Cafarnao, sono giunti a Cesarea di Filippo e mai la folla è stata nominata. È un espediente letterario che Marco utilizza per dirci una cosa semplice. A me e a voi che leggiamo oggi questa pagina, che ascoltiamo oggi questa parola del Signore, guardate che ciò che sta dicendo Gesù vale per voi qui ora. È a voi che Gesù sta parlando, è a voi
che Gesù sta facendo la proposta. Chi mi vuol seguire? E poi le tre condizioni. Chi mi vuol seguire? È una proposta quella che fa il Signore. Essendo una proposta d'amore, non può essere obbligata, può essere solo offerta. Spetta a chi ascolta aderire a questa proposta, perché questa è una proposta sponsale. Gesù ci sta dicendo: se volete unire la vostra vita alla mia, come fanno gli sposi, allora dovete realizzare queste tre condizioni. E la prima condizione è: rinnega te stesso. Gesù ci chiede di rinnegare noi stessi, di non mettere noi stessi al centro. E il verbo che qui viene utilizzato è lo stesso verbo che si userà per il rinnegamento di Pietro, cioè per il momento in cui Pietro dice di non conoscere Gesù, e lo dice sempre con toni più elevati, con parole sempre più pesanti. Pietro dice: io questo proprio non lo conosco. È come se Gesù ci stesse dicendo: voi dovete affermare di non conoscere più voi stessi, di non fare le cose per il vostro tornaconto, per il proprio io, ma a vantaggio dei fratelli, per la vita, la gioia, il bene dei fratelli. A me e a voi oggi Gesù ci chiede questo, fratelli e sorelle. E poi prendi la tua croce. Prendi la tua croce. È questo il motivo per cui mi vedete qui, vicino al Cristo portacroce, e a due realizzazioni. Una da questa parte, che è la riproduzione dello stesso Cristo portacroce, e una che è la riproduzione della croce di Nicola da Guardiagrele in una stampa 3D. Sono state realizzate queste opere per un progetto attraverso il quale stiamo facendo l'abbattimento delle barriere sensoriali nel museo, cioè per rendere fruibile il nostro museo a coloro che hanno delle difficoltà, ad esempio in questo caso nella vista. Queste opere realizzate in 3D sono perfettamente identiche all'originale, e quindi chi non vede può vedere attraverso le sue mani, toccando queste opere, toccando queste croci. Chi non vede può immaginare come è la croce che gli artisti che hanno realizzato queste opere d'arte avevano in mente. A noi in questo momento non interessa l'arte in quanto tale, ma il significato della frase di Gesù. Prendere la propria croce non significa accettare le tribolazioni, accettare le malattie, accettare le cose che non vanno nella vita e che capitano a tutti. Prendere la croce non significa accettare la sofferenza, ma significa fare la scelta di ciò che la croce indica: una vita donata per amore. Prendere la croce è la logica conclusione del rinnegare se stessi. Se tu non pensi più a te stesso, ma pensi al bene, alla gioia, alla vita del fratello e della sorella, tu stai prendendo la tua croce, tu stai scommettendo sulla tua vita come dono. E a questo punto puoi seguire Gesù. Ecco la terza condizione, che non significa semplicemente ammirarlo, che non significa semplicemente credere nel pacchetto di verità che lui ci propone, ma significa proprio seguirlo, avere i suoi stessi principi, le sue stesse idee, le sue stesse parole, i suoi stessi comportamenti. Là dove è lui, dobbiamo essere anche noi, in ogni momento della nostra vita. Certo, immediatamente la scelta di Gesù, la scelta di una vita donata per amore, è perdente, non è attraente agli occhi della gente. Quando Gesù fu caricato della croce e dovette attraversare la piazza piena di gente per la festa di Pasqua,
Certamente fu irriso da tutti, certamente fu preso in giro da tutti. Tutti avranno pensato: guarda che fine ha fatto questo uomo. Ma, come ci dice lui stesso, il terzo giorno risusciterà. L'ultima parola non è la croce e non è la tomba. L'ultima parola è la risurrezione, è la vita nuova, è la realizzazione delle promesse di Dio. Quello che il Signore ci sta dicendo è davvero realizzato e realizzabile. Chi segue Gesù rinnegando se stesso e prendendo la sua croce ogni giorno farà esperienza della gioia della risurrezione, cioè di una umanità nuova, di una chiesa nuova in cui la vita donata per amore sarà davvero ciò che tutti guarderanno con gioia, perché è la cosa più bella che possiamo fare.